Un caro saluto a Guido De Barros e a tutti gli amici che partecipano al Forum delle malattie rare, un'occasione importante per fare il punto di un lavoro che si sviluppa con grande passione, con grande dedizione, con estrema competenza e che sicuramente per le malattie rare, rappresenta un punto di riferimento, il Forum, proprio nell'anno della pandemia del Covid-19, dove i soggetti fragili hanno vissuto con apprensione e spesso con problematicità legata proprio all'anno che ci ha portato a vivere una situazione pandemica senza precedenti. Ormai di pandemie ne avevamo perso la memoria storica, l'ultima, la spagnola, si era sviluppata fra il 1918 e il 1920 in Italia. E quindi non eravamo preparati, ma non sapevamo nemmeno quali erano i risvolti da un punto di vista medico, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista delle capacità che il nostro sistema ospedaliero e la nostra sanità sul territorio potevano offrire. Ma è stato sicuramente anche questa un'esperienza che ha arricchito e fatto vivere un sistema socio-sanitario che nel Forum delle malattie rare trova un grande punto di riferimento. Per la prima volta alla 14ª edizione della giornata mondiale, ecco illuminarsi anche la nostra Toscana. E quindi il blu, il verde, il magenta, i colori delle malattie rare, saranno riferimento sui nostri principali monumenti. Proprio perché non è solo il convegno chiuso nella stanza di approfondimento e di grande spessore da un punto di vista scientifico, che vuole essere un momento appunto di sviluppo delle iniziative e delle attività, ma invece è anche la gente che deve rendersi conto, accorgersi di come attraverso il Forum delle malattie rare tanti possano trovare delle risposte collettive a un bisogno che nasce spesso dal sentirsi soli, perché la malattia rara sembra confinata in alcune persone, non vi è la farmacopea, non vi è un intervento generalizzato, non vi è la solidarietà di chi condivide con te quei momenti. Il Forum delle malattie rare nasce per dare delle risposte. E questo ha saputo farlo e questo le giornate che noi stiamo vivendo sapranno offrire una capacità di risposta e una necessità di approfondimento su tante questioni che poi sono concretamente le risposte a come trovare il coraggio per affrontare il domani nel momento in cui vi è una patologia da contrastare e da farlo con l'aiuto di tutti, perché nella società toscana in cui io credo non dobbiamo lasciare indietro nessuno.